Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio studio mobile. Vabbè, in realtà questo non è il mio studio mobile, ma è quello della mia fidanzata, perché il mio studio mobile l'ho portata dal meccanico. Speriamo che non mi chieda tanto. Comunque, nonostante io faccia video su YouTube, nonostante io stia su YouTube da qualche anno, non conosco tutti gli youtuber, però ogni tanto mi piace navigare sulla rete, nella rete, su internet, su YouTube, e mi guardo qualche video. Un video, diciamo, uno dei video che sto vedendo spesso negli ultimi giorni su YouTube è un video relativo a povero Ciccio Gamer umiliato in TV. Ho detto povero Ciccio Gamer. Vabbè, lo so che molte persone diranno: vabbè, tu sei invidioso perché Ciccio Gamer ha tanti iscritti e tu invece ne hai 500, 600. Che posso essere invidioso che lui ha molti iscritti, lo ammetto. Però ho detto: fammi andare a vedere questo video dove il povero Ciccio Gamer è stato umiliato. La prima domanda che mi sono posto io guardando il video, diciamo, nel quale il povero Ciccio Gamer è stato offeso, è stata la stessa domanda che si sono posti i conduttori e gli ospiti presenti, ovvero: ma che cazzo è sto Ciccio Gamer? Poi vabbè, ho scoperto che è un youtuber ed è uno che ha fatto soldi giocando ai videogiochi. Mo, per tutto il tempo che io ho giocato ai videogiochi, partendo dal Commodore 64, quando sapete che avevo Commodore 64, passando per l'Atari, non conoscete nemmeno l'Atari, l'Amiga, mamma ro carmara, fino ad arrivare alla PlayStation 3, perché poi là mi sono fermato, a un certo punto sono cresciuto e ho detto: cazzo, non posso giocare. Ma per tutto questo tempo in cui ho giocato ai videogiochi, mo essere migliorare, essere uno sceicco. Però comunque ho detto: fammi andare avanti, povero Ciccio Gamer è stato offeso. Mo, diciamo, Ciccio Gamer, a parte che sei stato ospite su Italia 1 in prima serata, e già devi ringraziare, perché è pubblicità. Ti ho conosciuto anche io. Ma hanno poi detto che lui andrà a teatro, quindi è pubblicità per il teatro. Che ha scritto un libro, pubblicità per il suo libro, sotto Natale, sai, che poi il suo pubblico, la fascia media del suo pubblico è tra i 5 e i 9 anni, quindi sai quanti libri venderai a Natale. Quindi già il fatto che tu sei stato ospite in TV è a ringraziare, perché è pubblicità. Ma poi sei stato ospite su Mai Dire Talk dalla Jalappas Band e il Mago Forrest, che per me sono un mito. C'è uno della mia età, 37 anni, che è cresciuto con Mai Dire Gol. Sono mito. Quindi tu, Ciccio Gamer, sapevi dove andavi. Cioè, non stavi andando da Barbara D'Urso con il cuore, ma dalla Jalappas Band. Quindi eri consapevole a cosa andavi incontro. Vabbè, non fa mai... Hanno fatto qualche battuta sul peso e tutte cose. Non fa mai piacere, per amor del cielo. Anche io sono una persona molto ironica e molto scherzosa. Però quando mi prendono in giro sciacato, quattro occhi, un po' ci rimango male. Però, vabbè, fa parte del gioco. Quindi tu, Ciccio Gamer, lo sapevi. La cosa che mi fa pensare... Tutti questi ragazzi che stanno facendo i video, come lo sto facendo anche io, ma perché stamattina sto andando a lavoro, non ho un cacchio da fare, prima di andare a lavorare, diciamo due cose, giusto per riempire la rete, fanno tutto quanto, non lo posso fare io, dai ragazzi. La cosa che mi fa pensare è che non è tanto il fatto che Ciccio Gamer sia stato umiliato dalla Jalappas Band, torna a ripetere, Jalappas Band, un mito, gente che hanno piato per culo pure a Berlusconi, gente che ce l'hanno i soldi, che l'hanno dato a mangiare, prendono per il culo a tutti, alle Iene hanno preso per il culo Ilary Blasi e Teo Mammucari, ma nessuno ha fatto un video Ilary Blasi umiliata, Teo Mammucari umiliato o Berlusconi umiliato. Quindi, secondo me, più che il povero Ciccio Gamer che è stato umiliato, ma sono tutte queste persone che stanno facendo questo video, che ci stanno calcando sopra, che girano il dito sulla piaga, perché secondo me Ciccio Gamer, massimo rispetto per uno che ha fatto i soldi giocando ai videogiochi, massimo rispetto, era consapevole. Magari si è anche divertito, posti in mezzo a chi di quattro femmine, cioè, non lo so, per amor del cielo. C'era Aurora Ramazzotti, ma c'era anche Barbara De Rossi, che per uno, per la mia età,
Grande Barbara D'Urso, si sarà anche divertito. Sì, Novox si sarà pigliato Color, per amore di... ma si è divertito. Ma il resto degli youtuber che girano il dito su nella piaga, che buttano il sale nella ferita di... sul fatto che lui è stato umiliato e preso in giro. No, ragazzi, è andato in televisione dalla Jalappas Band e ha fatto quello che doveva fare. Questo è. Se vai a Mai Dire Talk, sai a cosa vai incontro. Se invece vai a Pomeriggio 5, con il cuore, e tutto sarebbe stata una cosa diversa. Quindi per me il povero Ciccio Gamer non è stato umiliato né deriso, è normale, ospite, si è fatto la pubblicità ed ha diciamo un fan in più. Non dico che mo diventerò fan di Ciccio Gamer, però ma so chi è Ciccio Gamer. Se un domani si dice: ah, oh, conosci a Ciccio Gamer? Come non lo conosco? È quello che fa, si è fatti i soldi giocando ai video. Ciao ragazzi, ci dimo di andare a lavorare. Lavoro, poi mi fai pacca tanda, 12-15 ore. E c'è sta gente che fa soldi giocando ai videogiochi. Grande Ciccio Gamer, non ti sto pigliando per culo, per amor di Cielo. C'è un filo di ironia, ma non ti sto pigliando per culo. Massimo rispetto, Ciccio.